with somebody. Let's go. Amici di LiguriaWeb.it, ben ritrovati a un'altra puntata delle nostre trasmissioni. Come sono solito dire, trasmissioni sportive, culturali, spettacolari. Ma a livello di cultura possiamo comprendere e convenire che l'argomento che stiamo per trattare calzi benissimo a questo asset. Ho qua con noi il piacere per la prima volta di avere qua sui nostri teleschermi, e spero che sia la prima di altre volte, Claude Acasto, da qualche anno, rinnovato quest'anno, ecco, presidente dell'Ampi di Albenga, ovvero l'Associazione Nazionale Italiana Partigiani, un'associazione importante, un'associazione che ha compiuto un genetriaco proprio l'anno scorso importante, connesso a un momento storico fondamentale della vita del nostro paese. Innanzitutto, da quanti anni è che ti occupi dell'Ampi e che sei presidente, Claude? Perché noi ci conosciamo da che eri dirigente del Ceriale, esatto, abbiamo esatto. Anche incrociato le scarpette qualche volta. La tua prima intervista era a Teletril quando io allenavo gli allievi del Ceriale. Ecco, parliamo degli anni tra l'80 e il 90, per sì. Dire che sono più vecchio di Noè. Niente, noi siamo l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e abbiamo una sezione che è dedicata a Roberto Di Ferro, un 14enne trucidato a Pieve di Teco il 28 marzo del 45, a meno di un mese dalla liberazione, medaglia d'oro, e l'ultima sorella rimasta è Wanda Di Ferro, a cui noi è un po' il nostro faro della sezione. Che salutiamo tantissimo, abbiamo Wanda, siamo amici da tantissimi anni. E ci si conosce benissimo. La nostra sezione conta 200 iscritti e annovera anche Stefano Mentil. Con piacere. Io che sono tesserato all'Ampi, dunque avevo 24 anni, quindi ne ho 58 a novembre, quindi sono passati... 34 anni, è un po' di anni anche tu, è un po' di anni anche tu. Senti, è una sezione molto attiva, sì. Perché ha molte iniziative, non è una sezione che vive solo sul tesseramento dei suoi soci, su qualche riunioncella, così sulle votazioni di inizio anno e sul giornale che arriva poi a livello provinciale dalla vostra sede provinciale savonese, vero? No, noi l'anno scorso col 70° anniversario della liberazione abbiamo fatto una grande manifestazione di 3 giorni su a Pieve di Teco, commemorando Roberto Di Ferro. E siamo stati onorati della presenza del presidente nazionale, il professor Carlo Smuraglia, che sulla pagina di tutti i quotidiani, quasi sempre questi giorni, per via del referendum. Certo, certo. Comunque una persona meravigliosa, una persona molto attiva. L'Ampi, tra l'altro, non vogliamo parlare del referendum, perché ciascuno deve essere libero di votare esprimendo il proprio suffragio come più gli aggrada, come proprie convinzioni. Ma l'Ampi è stato tirato un po' in ballo, forse anche indebitamente, col referendum. Sì, diciamo che già da marzo 2014 il Presidente parlava della Costituzione, quindi in tempi non sospetti. Si occupava già di Costituzione, lui è un grande costituzionalista, un avvocato, membro della Corte Costituzionale, quindi una persona. Io nel frattempo volevo anche omaggiarti, Stefano, un libro lo conoscerai già sicuramente, ma lo possiamo rinnovare, è Diventare Uomo, scritto da Daniele Lacorte. Conosco benissimo, da amico Daniele, un collega, certo. Nel 95, che abbiamo acquistato l'intera ristampa l'anno scorso. Facciamolo vedere ai nostri telespettatori, perché è un libro molto importante questo, c'è una prefazione tra l'altro di Alessandro Natta, un personaggio conosciutissimo. È l'ultimo segretario del PC. Certo. E quest'anno ad agosto siamo usciti con un prodotto nuovo, cioè diciamo che per entrare meglio nelle scuole abbiamo fatto il fumetto di Roberto Di Ferro. Ecco, il partigiano Di Ferro, detto Balletta. E sta avendo un successo strepitoso nelle scuole, nelle librerie, ci cercano dappertutto. Ho ricevuto ancora oggi pomeriggio una telefonata da Casale, quindi insomma sta andando veramente forte. La storia a fumetti, anche perché i ragazzi di oggi hanno più facilità a guardare una storia raccontata appunto su un fumetto,
che non magari leggersi un libro che è molto più impegnativo. Questa è la foto di Roberto Di Ferro. Questa è la storia di uno dei martiri più giovani, tra l'altro, sì, della resistenza. Esatto. Uno, ci deve essere un certo Capuozzo di Napoli che aveva 12 anni. Però lui insomma, in quella, nei ragazzi giovani c'è anche lui, c'è. Bene. Allora, ci sono questi due libri molto importanti che consigliamo ai nostri spettatori, anche perché conservare la memoria e tramandare la memoria prima che le rivisitazioni vengano a cancellare quello che è avvenuto con altre teorie, a volte anche demenziali, è bene che la memoria venga conservata e venga rinnovata continuativamente. Senti, c'è stata qualche iniziativa ultimamente, ne abbiamo parlato per telefono, che riguarda il Museo della Resistenza, sì, il Museo delle Ampi di Almenna, vero? Prima del museo vorrei ricordare che noi con le scuole collaboriamo in una maniera veramente, grazie al dottor Riccardo Badino, con il complesso di Albenga 1, stiamo lavorando veramente bene. Difatti nel fumetto c'è alla fine, ci sono i lavori dei ragazzi delle scuole, ci sono i pensieri dei ragazzi delle scuole. Bene, è una cosa un eccolo, cos'è la resistenza, poi ci sono i nomi che ovviamente non facciamo, esatto. Ma queste sono pagine che i ragazzi hanno scritto di loro pugno, con il loro pensiero, con il loro cuore, con la loro il testolina. Fumetto lo trovate da noi tutti i sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno, oppure presso le librerie più importanti, l'Albero Azzurro, insomma, la libreria San Michele si trova. Benissimo. E per quanto riguarda il museo, che è una notizia altrettanto importante, allora, Coda? Questa mattina abbiamo avuto un incontro col sindaco Giorgio Cangiano per avere visione dei locali che ci metterebbero a disposizione. Che sarebbero in Piazza Corridoni, nell'ex Cinemastro, forse? Esatto. Bene. Sono lì al piano terreno dove c'era, al piano terreno dove c'era gli uffici dell'INPS. Certo, certo. E, niente, adesso faremo una riunione con a capo l'Istituto Storico della Resistenza d'Imperia, perché noi facciamo parte della prima zona Liguria che va da Ventimiglia a Cereale. E insieme all'Istituto Storico e le altre ampi, Albenga, Cereale, Alassio, Laigueglia, Andora e l'ECA, e la FVL e l'Associazione Culturale Fischi al Vento, abbiamo formato nel 2015 abbiamo formato un comitato per il museo e appunto ci riuniremo per vedere un attimino come imbastire i procedimenti. Per anche perché a Palazzo Oddo già qualche anno fa è stato alcune sale dell'interno, sì, secondo piano, mostra è stata esibita una mostra fotografica, tra l'altro di Pino Fragalà, frequentatissima. È uno dei nostri collaboratori, proprio che lui non si vuole prendere mai nessun merito, ma noi lo salutiamo molto caldamente. Sono Pino. 35 anni che raccoglie materiale e bisogna darne atto che adesso è il momento di agire, adesso è il momento di avere questo museo, perché lo vuole l'AMPI, lo vogliono le altre associazioni e lo vuole soprattutto la città di Albenga. E sicuramente non vedo l'ora neanche il nostro bravissimo fotoreporter Ilario Navone, che è qua con noi a fotografare e poi mettere su Facebook le foto dei nostri ospiti delle più varie trasmissioni, ma sarà presente anche quando inaugureremo il museo sicuramente per fare un servizio. Certo. Claude, certo. Io ti ringrazio, grazie, spero, come hai detto in apertura, che questa sia la prima di altri appuntamenti. Certo. Quando vuoi. Stefano, non c'è problema, tu basta che mi chiami. Io quando avete qualche iniziativa, d'accordo, me lo dici e sei subito invitato giovedì qua da noi. D'accordo. Claude Acasto, carissimo amico, ma soprattutto grandissimo presidente, non solo per la sua stazza, ma per la volontà, per il lavoro che profonde, energie che profonde davvero diffusamente e profondamente, Claude Acasto, presidente dell'AMPI, Azione Partigiani d'Italia di Albenga. Ci rivediamo in un'altra puntata. Buonasera. Come dico sempre, come dico sempre, sportiva, culturale o spettacolare, ma sempre qua su Liguria Web TV.